Buongiorno a tutti, sono Roberto Pedrazzini, responsabile di Marantz Italy e siamo qua presso la sede di Alta Fedeltà a Calco per un importante evento che riguarda il marchio Bowers. Il marchio Bowers è la recente acquisizione da parte di Marantz Italy che è storicamente da circa 23 anni il distributore inizialmente del solo marchio Marantz, a cui poi nel corso del tempo si sono aggiunti il marchio Denon, il marchio Polk Audio, Definitive Technology, Classé e dal 1 di gennaio Bowers & Wilkins. Tutti questi marchi fanno parte dell'offerta dell'azienda Masimo Consumer, che fino all'anno scorso era comunemente riconosciuta come Sound United e che è uno dei player più importanti nel mondo dell'elettronica di consumo rivolto all'audio domestico. In questa occasione, presso Alta Fedeltà, abbiamo una line-up completa della serie 800 in esposizione statica e in esposizione suonante ed inoltre abbiamo la vera novità, diciamo, dell'ultimo quadrimestre, che è la nuova serie 700 nella sua ultima interazione S3, che è un prodotto completamente rivoluzionato rispetto alla precedente S2 e la cui tecnologia è fortemente derivata dalla serie 800 D4. Inoltre abbiamo sempre in questo evento speciale un'installazione molto particolare nella sala cinema con la presenza del nuovo preamplificatore AV10 di Marantz e del nuovo finale Amp 10 sempre della stessa serie, che rappresentano il nuovo top di gamma del marchio giapponese nel mondo dell'audio video. Ricordo a tutti che l'anno scorso, nella seconda parte dell'anno, Marantz insieme a Denon ha presentato nuovi prodotti audio video e nella fattispecie, per ciò che concerne Marantz, la nuova serie cinema, che rappresenta un salto importante rispetto alle precedenti versioni del prodotto sia in termini di contenuti tecnici che anche da un punto di vista estetico, grazie al fatto che questo prodotto integra i dettami estetici che già erano stati presentati nel mondo due canali con il Model 30 e il Model 40 e che in questo caso vengono declinati in un fattore di forma più consono agli oggetti audio video nella loro dimensione più importante. Il gruppo Masimo Consumer oggi ricomprende 6 brand di elettroniche audio e audio video molto importanti: Marantz, Denon, Polk, Definitive Technology, Bowers & Wilkins e Classé. Questo gruppo di aziende sono tutte aziende con una lunghissima storia. L'azienda che ha meno storia ha 35 anni ed è Definitive Technology, le altre traguardano tutti oltre 50 anni di storia. Addirittura Denon ha recentemente traguardato i suoi 110 anni di storia e questo è un primato abbastanza inedito nel mondo dell'audio. Ma questi marchi stanno all'interno di questa offerta e di questa azienda proprio perché sono molto sinergici uno con l'altro e vanno a coprire diversi segmenti di mercato, partendo dall'alta fedeltà più tradizionale e più pura in termini di approccio tecnologico, per arrivare a tutte le soluzioni multi-room e wireless che consentono un audio distribuito svincolato dai cavi, per cui la possibilità di avere in casa la distribuzione dell'audio attraverso degli speaker wireless da porre all'interno delle stanze senza alcun vincolo tecnico-tecnologico rispetto a un'installazione tradizionale. A questo, grazie alla tecnologia e agli sviluppi acustici fatti dal marchio Bowers & Wilkins, ma anche da Polk Audio e Definitive Technology, si aggiunge tutto quel comparto che tecnicamente noi chiamiamo custom installation e che di fatto rappresenta una diversa interpretazione della distribuzione dell'audio in ambienti domestici o in ambienti residenziali attraverso l'utilizzo e l'impiego di diffusori e di tecnologie che tendenzialmente scompaiono alla vista. Diversi anni fa Denon e Marantz hanno presentato al grande pubblico una piattaforma software che consente l'interoperabilità di diversi prodotti attraverso un'applicazione comune. Questa applicazione, questa piattaforma si chiama iOS e che è presente nella maggior parte delle elettroniche connesse in rete di Denon e di Marantz, per cui tutti quei prodotti che hanno una connettività con la rete hanno a bordo questo tipo di tecnologia che consente di operare in maniera
svincolata da una sorgente fisica, per cui dal CD piuttosto che dal vinile, ma di utilizzare invece le tecnologie di distribuzione dell'audio presenti sulla rete all'interno della propria infrastruttura domestica. Questo consente, per esempio, di traguardare un'architettura tradizionale, cioè il classico impianto Hi-Fi composto da un amplificatore, una sorgente, una coppia di diffusori, con, magari in una seconda zona, in un secondo ambiente della propria casa, uno o più speaker stand alone, cioè che vivono di vita propria e che sono tutti interconnessi e controllati dalla medesima applicazione. Grazie alla tecnologia EOS presente sia sulle elettroniche Marantz che sulle elettroniche Denon, è possibile interagire con i servizi di streaming, per cui tutti i servizi free o a pagamento, partendo da Spotify, Tidal, Qobuz, Amazon Music, tutte le radio internet, insomma tutti i servizi che afferiscono alla rete possono essere utilizzati all'interno dei propri sistemi grazie alla presenza di questa piattaforma polifunzionale presente su tutti i prodotti Denon e Marantz. A questo si aggiunge una linea di prodotto che si chiama Denon Home e che è composta da degli speaker di diverso taglio e da una soundbar con un subwoofer per configurare multiroom in singoli ambienti o anche sistemi fino a un 5.1 wireless all'interno di un'unica soluzione. Invito tutti a recarsi presso i rivenditori specializzati del territorio italiano, che sono circa 170, per conoscere, provare e testare le soluzioni Denon, le soluzioni Marantz, con a bordo la tecnologia EOS, in modo da esplorare le ulteriori possibilità e le nuove possibilità che questa tecnologia consente di poter utilizzare all'interno del proprio ambiente domestico.